purtroppo è ancora a favore il rapporto numero del... A dicembre mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, io sono stato operato nel collo perché il dottore mi ha detto... E io ho risposto una bestia e dico: qua non devi dire la parola dottore, poi non devi dire mi ha detto, cioè io insegno a parlare, non insegno mica a guarire, io insegno a parlare, perché il pensiero parte da quello che dici, quindi certe cose non le devi neanche dire, capito? Lui non camminava, guardate, adesso vieni qua. Beh, ecco, se qualcuno vuole ascoltare, perché potrei subito, senza che ti vedi, negare con l'ultima domanda che hai fatto, perché sto veramente riscontrato che se uno vuole morire, se uno non vuole vivere, muore. Non è un discorso da aiutare, perché io parlo con centinaia di persone sapendo che c'è questo metodo per ritirarsi in piedi, e o chi scredita, chi il dottore ha detto, chi non mi interessa, chi ma ormai, tutte cazzate. Noi siamo andati a fanculo la prima telefonata perché appunto gli ho detto il dottore, a me sono stato operato qua, fra la terza e la quarta cervicale, mi hanno tolto il cuscinetto, diciamo, fra le due vertebre. Glielo ho spiegato, mi ha mandato a fanculo, ma nel vero senso della parola però. Però purtroppo per la base della cultura, che sia della medicina o religiosa o vabbè, insomma, non si può guarire. E questo che fate, e vi capisco perché l'ho finito da un mese io il programma, si fa fatica, diciamo, percepire quello che lui vuole dire, perché c'è talmente una chiusura mentale data dalla medicina, dai dottori, da quello che ci dicono quando siamo piccoli o comunque che ci appoggiamo, che no, adesso appunto su Mezz'ora, come ha detto all'inizio, è impossibile capire. Io adesso sto capendo quello che dice lui, ma dopo 4 mesi che sono stato vicino, però l'unica cosa che so è che ero o dal divano o per terra, perché c'è una ragazza che ho convissuto che quindi mi vedeva, se facevo le scale cadevo, se andavo a fare la spesa dovevo stare in macchina, cioè era sclerosi la mia comunque, perché era un problema degenerativo al midollo spinale, e da qua si era bloccato tutto, perché dagli arti, vesciche, organi, però in ospedale più di dire riproviamo a rioperarti, riproviamo a fare fisioterapia, proviamo, sulla pelle mia, cazzo, però riscontri positivi in ospedale, dopo 8 mesi dall'intervento, no, stavo tornando come il giorno prima dell'intervento, quindi vuol dire in divano. Cioè, ecco, io faccio il maniscalco, ferro cavalli, quindi è un lavoro un po', sto seduto diciamo su una sedia, però pian piano ho ricominciato a riprendere insomma in mano le gambe dei cavalli, a forgiare. In un corso di miracoli, il malato viene definito bestemmiatore al cospetto di Dio, un potenziale suicida. Dio ti ha fatto per essere sano e felice, perché sei ammalato e infelice? Cioè una disobbedienza, una subordinazione agli ordini del Padre. Questo dice un corso dei miracoli, io lo sottolineo, l'ho spiegato. Quindi questi sono i discorsi che devono essere affrontati in questo tipo di processo di autoguarigione. Se uno se ne sta fuori, sono affari suoi, perché lo devo andare a cercare? Non ho tempo da perdere con una persona che vuole essere malato. Io ho il compito, il dovere di essere disponibile 24 ore, 24/7, 7 giorni su 7, per chi ha un progetto di vita, non per chi ha un progetto di morte. Se uno ha un progetto di morte, muore, c'è niente da fare. Lo abbiamo visto, amici, parenti che hanno deciso di morire, si lasciano morire. La sorella di lui, febbraio l'anno scorso, ha voluto farsi un'operazione che era chiaro che sarebbe morta, è morta.